Ed è possibile vivere senza paura. Sì, disse, si deve vivere senza paura. La paura è irrazionale, aiuta il bambino a sopravvivere, ma un adulto impedisce di vivere. Un adulto pensa, ragiona. Nel pensiero di un adulto non deve avere spazio la paura, che è il contrario della ragione. La paura razionale la chiamiamo prudenza. Capisce? Un adulto può essere prudente, ma non può avere paura. D'accordo, il futuro è un'incognita e bisogna andare verso quell'incognita pieni di speranza, non di paura, con prudenza se vuole. Se si vive con prudenza, ciò che potrebbe succedere sfugge alla nostra responsabilità. È una cosa che attiene al destino. Non so se mi spiego, è nelle regole del gioco. Questo non è né più né meno che un gioco, e in questo gioco ciò che importa è stare bene adesso. Lei non sta bene, basta guardarla per capirlo. Si liberi del passato, se il passato è un peso morto. Il passato deve essere un'esperienza che l'aiuta a stare bene adesso. Il futuro è la speranza, e qualunque cosa succeda dovrà riuscire ad accettarla perché sarà successa. E di ciò che è già passato dobbiamo servirci, non esserne schiavi. Ogni giorno ci dà qualcosa, può essere un dispiacere. È normale che ci siano momenti brutti, ma bisogna attraversarli senza fissarvisi. Bisogna cercare di accettare che ci sono momenti brutti e bisogna anche sapere che passano. Capì che il benessere del presente dipende più dal passato e dal futuro che dal presente stesso, e che per questo si tende ad andare avanti e indietro, come facevo io.